Cari amici, oggi cercheremo di insediare le salette del lago di Polverina a Melo. È un bellissimo specchio d'acqua che abbiamo già affrontato in una delle puntate di questo video in tour dedicata appunto ai laghi delle Marche. In quell'occasione abbiamo catturato anche dei bellissimi cavelli e per questo motivo facciamo un passo indietro. In effetti è veramente un bellissimo cavedronosauro. Ma torniamo ad oggi, condizioni sicuramente differenti, l'acqua è altissima, la spiaggia che si poteva osservare in quell'occasione è veramente scomparsa. Approfittiamo per sistemarci nell'unico posto disponibile. Dopo aver sistemato la postazione di pesca utilizzando i nuovi piatti Concept provvisti di tendina, molto comoda sia per preservare le esche dal caldo che dalla pioggia, iniziamo a preparare la pastura. Per questa sessione abbiamo deciso di utilizzare la lasca cavedro saletta nella sua colorazione color nocciola, che coloreremo con il colorante rosso di Valdenay, in quanto le salette in questo lago prediligono sicuramente la colorazione rossa. Il colorante ne servono veramente pochissimi grammi che andremo a miscelare prima della bagnatura. Non vi preoccupate se in questa fase la colorazione rossa non sarà quella desiderata, perché per verificare la reale tonalità del rosso dovremo iniziare a bagnare la pastura. Ecco infatti la colorazione desiderata, ora non ci resta che verificare che la pastura sia pronta per poter essere inserita sul metodo. Ci resta ora che iniziare la zona di pesca. Abbiamo deciso di utilizzare un round in line montato appunto scorrevole sulla lenza madre e bloccato con una perlina e una gella a sganciolate, alla quale andremo a collegare un finale corto di circa 10-15 cm costruito con del Next Floreen dello 016
e un amo Owener serie 53-157 del numero 16. Inneschiamo due bigattine a penzoloni in questo modo, andiamo a inserire una prima parte di pastura che va bene compressa in modo da farla aderire alla base del pasturatore. Successivamente adagiamo al di sopra l'amo innescato e andiamo a chiudere con l'altra pastura in questo modo. Non ci resta che lanciare a circa 15-20 metri da riva e attendere le prime tocche. Nell'attesa delle prime tocche ne approfittiamo per presentarvi questo splendido lago. Il lago di Polverina è il primo dei tre bacini artificiali formati dallo sbarramento del fiume Chienti ed è immerso nello splendido scenario del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. È un lago di forma allungata e facilmente raggiungibile attraverso la strada statale 77 che collega Civitanova Marche a Foligno. Le due sponde più lunghe sono totalmente percorribili perché sono di terra battuta con bassi erbai, anche se a tratti un po' fangose. Le condizioni di acqua bassa sono accessibili per l'intera lunghezza, al contrario con livelli alti le postazioni di pesca si riducono di molto. Il lato corto del lago è rappresentato dalla diga, l'altro è occupato da un fitto canneto ed arbusti ed è pertanto non accessibile. In genere l'acqua si alza in maniera lenta e costante, raggiungendo profondità importanti solo a molti metri dalla riva. Il fondo del lago è composto da terra e fango, ma le acque sono abbastanza limpide. Non ci sono del resto alberi sommersi o ostacoli considerevoli in acqua, se non nella sponda opposta alla diga. In questo invaso, oltre a una ricca popolazione di savette, che rappresentano il target odierno, ci sono cavedani, carpe, casassi, trote e arborelle. Questo tipo di tecnica e pesci come savette non bisogna mai ferrare le prime tocche perché potrebbero essere semplici smusate. E come in questo caso andremo a vuoto. Ora non ci resta che ricaricare il pasturatore e rilanciare. Ecco la zona corretta, ferrata controllata, non veemente e siamo in cattura. Ecco la prima saletta del lago di Polverina di questa sessione di Feather Fishing Unmetal. Saletta che rilasciamo subito nel suo ambiente naturale. Sconsigliamo in modo più assoluto l'utilizzo delle nasse per questi tipi di pesci, molto delicati, la cui permanenza anche di sole poche ore in una nassa potrebbe recargli danni irreparabili.
amici, terminiamo qui questa sessione di Feather Fishing. Abbiamo presentato il lago di Polverina, questo bellissimo specchio d'acqua. L'abbiamo affrontato a Method e abbiamo catturato veramente tantissime savette, questo splendido pesce che per fortuna in questo specchio d'acqua può contare ancora su un'ingente popolazione. Non ci resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video tutorial di Tubertini Feeder.